Abbiamo fatto un rilievo in tutte le province sulla situazione dei ponti, dei viadotti, delle strade dopo la tragedia di Genova. E lì ci stanno 1700-1800 opere che sono assolutamente prioritarie per un'esigenza di almeno 700 milioni. Perché chissà, dietro a quelle opere, in parte addirittura chiuse, in parte ancora aperte a rischio, ci sta un problema di sicurezza per gli italiani. Allora io andrò a dire, sto dicendo al governo, ok, parole, però il governo, il ministro, ha l'esigenza di trovare soluzioni e gli investimenti sul territorio sono un dovere di questo governo e noi amministratori locali dobbiamo essere il veicolo dell'efficienza.